Il Giorno della Memoria è una ricorrenza celebrata il 27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime dell'Olocausto. Presso la prefettura di Caltanissetta, venerdì mattina alla presenza del prefetto Chiara Armenia, il sindaco Roberto Gambino e i sindaci di Riesi, San Cataldo, Mazzarino, Niscemi e Sommatino e le forze dell'ordine si è svolta la consegna delle medaglie d'onore agli ex deportati. Le medaglie sono state consegnate ai parenti delle vittime, sette di Riesi, 4 di San Cataldo, 2 di Mazzarino, 1 di Niscemi e 1 di Sommatino. È una giornata molto emozionante, particolare, perché non può essere di gioia piena, ma è una giornata di ricordo e di riflessione su una storia veramente assurda. Sono stati commessi crimini che sono indicibili, quindi abbiamo l'obbligo, come ci dice e ci ricorda il Presidente Mattarella, di ricordare, ma anche di capire che ancora oggi ci può essere razzismo, c'è razzismo contro gli indifesi, i disabili, gli omosessuali, tutte le categorie che noi consideriamo diverse da noi. Ecco, dobbiamo lavorare anche per questa eguaglianza. Quindi è vero che non siamo più in quei momenti sono passati, ma ricordiamo per evitare che quel brutto passato ritorni. E oggi sono molto, molto onorato di essere qui, di rappresentare la mia città e soprattutto sono onorato dei riconoscimenti che sono stati fatti ai nostri concittadini, ai miei concittadini di Riesi, che anche se non più in vita, non più presenti, abbiamo potuto consegnare questi riconoscimenti ai loro familiari. Non saremo, come dire, non finiremo mai di essere grati a queste persone per quello che hanno, per quello che hanno fatto, perché molti lo hanno fatto per scelta, come si diceva oggi, quindi l'hanno fatto per cercare di contribuire alla nascita della nostra democrazia affinché nella vita non ci potesse essere più quei soprusi, tutte quelle situazioni, tutte quelle condizioni che hanno portato alla Seconda Guerra Mondiale, che hanno portato allo sterminio di parecchi, di moltissimi ebrei, ma come si diceva oggi anche di tantissimi, tantissimi italiani oppositori politici. Speriamo che questo non succeda più, è questa giornata di memoria, questa giornata di ricordo. Noi lo dobbiamo ancora tramandare ai nostri giovani, sia quelli già in vita, ma anche a quelli che verranno, perché questa è una giornata molto molto importante che tutti dobbiamo ricordare. È importante ricordare questa giornata, è importante far sì che questa giornata venga concretizzata in fatti concreti. La consegna delle medaglie è proprio questo, significa proiettare la giornata della memoria, dando importanza, riconoscendo importanza a quelli che sono i protagonisti di un sacrificio su cui si basa la nostra Repubblica, su cui si basa la nostra libertà. Questa giornata è davvero molto emozionante perché ricordare il mio genitore o i parenti degli altri oggi presenti, le vicissitudini che hanno vissuto, 2 anni di prigionia, è un momento davvero triste ma gioioso perché ricorda le figure dei nostri parenti, nel mio caso la figura di mio padre. È una vicenda, questa della quale mio padre raramente parlava, proprio perché in lui l'emozione era forte e i ricordi erano molto tristi. Però una cosa ci ha insegnato, di tenere in particolare attenzione le cose importanti, serie, della vita di ciascuno di noi. Non tralasciando le cose futili perché ci vogliono anche quelle, ma dando il giusto valore alle cose importanti. Questo penso che sia il messaggio che mio padre mi ha lasciato e ha lasciato ai miei fratelli.